Ma poi l'organo, oltre che catechista, diventa maestro di spiritualità autentica, di vita di fede e soprattutto di vita di preghiera. Nella sua sterminata letteratura, come nella storia umana e cristiana di tanti suoi compositori, nell'organo troviamo tutto, è veramente un serbatoio enorme, non solo di umanità, di storia, di antropologia, ma anche di fede vissuta e ruminata, pensata, pregata, meditata. Dentro all'organo troviamo tutto, troviamo la gioia, la letizia, la spensieratezza, l'allegrezza, a volte anche la goliardia, ma viva Dio, fa parte dell'esperienza dell'uomo. Troviamo il dolore, troviamo le lacrime, troviamo la disperazione, troviamo la rabbia, troviamo tutto. Troviamo tutto l'uomo, tutta la sua storia, tutta la sua emotività, tutti i suoi stati d'animo. Bene, l'organo, all'interno del tempo liturgico del singolo momento celebrativo o, ad esempio, all'interno della adorazione eucaristica, dove noi volutamente andiamo a porci davanti alla presenza reale di Cristo, l'organo è in grado di farci riordinare dentro, mettere ordine dentro a questi stati d'animo. Perché? Perché ce li presenta, ce li propone in modo speculare. Nessuno di noi è in grado di salvarsi da solo, nessuno di noi, quando è disordinato interiormente, è in grado di rimettersi in ordine da solo. Ognuno di noi ha bisogno dell'altro per potersi rialzare da dove è caduto, riordinare il proprio disordine, riinnamorarsi della vita umana in senso orizzontale e cristiana in senso verticale. Ecco, un buon organista, e sottolineo buon organista, e non intendo solo, e magari ce ne fossero, musicisti che sono eccellenti, virtuosi dal punto di vista tecnico o filologico del loro strumento. No, per buon organista intendo qualcuno che, oltre alla adeguata competenza del suo strumento, abbia anche una adeguata vita di fede, cioè desideri vivere il suo ministero musicale come ministero, come servizio, come atto d'amore ai fratelli con i quali condivide anche il proprio modo di relazionarsi con il cielo e di descriverlo, di condividerlo, di portarlo agli altri, di parlarne agli altri, così come farebbe un buon predicatore, così come farebbe un buon catechista, così come farebbe un buon battezzato innamorato del suo Signore. Bene, quando all'interno, ad esempio, di una adorazione eucaristica abbiamo un organista di questo genere, l'organista, a seconda del tempo liturgico, a seconda del tema delle letture, a seconda del periodo che stiamo vivendo anche umanamente, può essere un ottimo ricercatore che va a ricercare all'interno della plurisecolare letteratura del suo strumento e aiutare i suoi fratelli e sorelle che sono lì a rivivere, risentire, riscoprire e quindi riordinare dentro di sé tutti quegli stati d'animo che altrimenti fra di sé è solo un sobbollire come di quando si sciacqua la botte, cioè un caos che mi spaventa, che mi consuma, che arde, che mi distrugge, perché non ha un senso, non ha un ordine, non ha un modo di essere verificato, di essere placato, di essere individuato. Ecco, l'organista e l'organo sono quell'altro, quel fratello, quella sorella che mi si fanno incontro mentre stiamo entrambi davanti alla presenza reale del Signore per mettere ordine dentro di me, dentro la mia vita spirituale, dentro la mia vita umana. E questo permette tanto a me, fedele, quanto a lui, fratello mio che sta svolgendo il suo ministero musicale, di fissare i miei occhi negli occhi stessi di Cristo, sospendere il mio pensiero, la mia quotidianità, i miei tormenti e turbamenti e potermi far rialzare
da una condizione di fatica, di tiepidezza, di aridità, di smarrimento in cui mi trovo. Questo già ci porta all'ultimo punto di questa nostra chiacchierata. A cosa serve l'organo nella Chiesa di oggi? Non è forse uno strumento obsoleto, uno strumento superato, uno strumento non adatto a parlare al mondo dei giovani?